Per questo noi abbiamo creato questa Versilia Viva, per unire tutte le imprese che in questo momento, che oggi, che non sappiamo ancora, non abbiamo protocolli, non sappiamo niente di quello che ci succederà. Chi dice apriamo il 18, chi dice apriamo il 25, ci siamo messi tutti a pulire e per cosa? Per niente. Quindi abbiamo fatto anche questa cosa qui per dare una vera voce. La fase 2 porta le imprese del commercio e del turismo a unirsi. È nata così l'associazione Versilia Viva, sorta a Viareggio sulla scia della consegna delle chiavi al sindaco da parte di circa 500 attività cittadine. Una protesta pacifica e un gruppo autonomo e apolitico, così la definisce il capofila Fabio Gentili, ristoratore della Darsena, che raccoglie intorno a sé albergatori, balneari, bar, negozi, liberi professionisti, da Torre dell'Agua a Forte dei Marmi. Fra i promotori ci sono noti commercianti come Carmelo Donzella, Nicola Stagi, Marco Prati, Irene Benamor della Viva Communication, che cura il settore marketing. Tra i temi in agenda, l'estensione del suolo pubblico alle attività, sul quale molti sindaci si stanno confrontando per concedere il 50% in più di superficie esterna. Un'estensione al 50% sarebbe un'ottima soluzione, ma non solo per la ristorazione. Consideri che noi, se le misure sono quelle, probabilmente tanti non apriranno, nonostante il 50% in più, perché probabilmente qualcuno non ha neanche la possibilità di mettere dei tavoli fuori. Io personalmente, che magari ce l'ho, probabilmente riuscirei ad avere un po' più di occupazione. Ma come anche i parrucchieri, una sala d'attesa, dove pensate che la possano fare? Una signora anziana, pensiamo anche alla signora anziana che si va a fare i capelli, non si può pensare di tenerla mezz'ora in piedi. Quindi se uno ha uno spazio anche sul marciapiede per mettere due seggiole, probabilmente riescono a fare accomodare anche queste persone qui di una certa età.